Ci sono delle storie che se raccontate non sembrano vere. Quelle che sembrano uscite da qualche romanzo di fantascienza, da qualche film sci-fi degli anni 70. Insomma, quelle storie che si raccontano nei corridoi al lavoro, a scuola, all'università e che cominciano sempre con: ma sai che un tipo ieri mi ha raccontato una storia pazzesca? Dicono che ci sia questa cosa laggiù, ma nessuno l'ha mai vista, però esiste da un sacco di anni ma nessuno ne parla. O qualcosa del genere. Infatti diamo sempre per scontato che tutte quante quelle cose particolari, diverse dal normale o lontane dal consueto, succedano sempre lontanissimo da noi. Quando in realtà forse basta prendere la macchina, guidare per un'ora e mezza per ritrovarsi in un altro mondo completamente diverso rispetto al nostro. Così da vedere con i vostri occhi che quella strana storia che un tipo vi ha raccontato in un corridoio anni fa e che sembrava troppo strana per essere vera, in realtà era vera. Quanto è grande, vabbè. I dipinti egizi, wow, che sono qui sono letteralmente lo specchietto per la Godole. Visto che all'inizio di Damano i tempi erano nascosti, okay, quindi erano segreti, e tutti quelli locali pensavano fossimo qualche setta egizia o robe di questo genere, abbiamo coperto tutte le porte dei templi con dipinti egizi. Una storia pazzesca, insomma. Per cui allacciate le cinture perché stiamo per andare a fare un giro a Damanur, la città della luce. Una federazione di comunità nascosta nelle valli piemontesi vicino a Livrea. Un posto conosciuto da forse qualche migliaio di persone in tutto il mondo e da giusto un centinaio in Italia. Così chi arrivava qui trovava la conferma del proprio pregiudizio. È vero, sono una setta no egizia o roba di questo genere, tiravano dritto. Dove posso mettere? Benvenuto, qua siamo ad Damanur, nel cuore della Val Chiusella, nel nord del Piemonte, vicino a Torino. Io sono Baris, sono nato e cresciuto da queste parti. Poi mi sono innamorato di questo progetto, quindi ho deciso di rimanere qua. Rimanerci, sì, ok. Sì. C'è una realtà davvero unica. Ok. Cioè, se uno atterrasse qua con un elicottero non penserebbe, penso, di essere in nord Italia. Qua siamo già direttamente in uno dei cuori di Damanur. Questo luogo si chiama il Tempio Aperto. Damanur nasce ormai 45 anni fa come, okay, luogo di ricerca. E dal primo gruppo di una dozzina di persone che compra questo territorio, oggi contiamo circa 600 persone in quest'area, più altre 600 in tutto il mondo. Che un obiettivo importante di Damanur è stato non solo, ok, prendiamo una casa, andiamo a vivere insieme, vediamo com'è, ma proviamo proprio a creare una realtà. Una realtà da tutti i punti di vista. E quindi questo mi ha detto che è il tempio grande. Tempio aperto. Aperto, ok. Che è l'opposto dei templi dell'umanità, perché non ha un centimetro coperto. Ok, che sono sottoterra poi. Esatto. Okay. E questo tempio è proprio dedicato concettualmente all'apertura verso tutte le espressioni di spiritualità, verso tutti i popoli del pianeta. Tanto perché alla fine Damanur, come significato essenziale, è: io voglio diventare padrone del mio destino, io voglio scegliere quello in cui io credo, quello, okay, che io voglio nella mia vita. Il fine è questo. Gli scavi del tempio nascono in segreto. Ah. Perché non era possibile in nessun modo avere i permessi, per mancava proprio la legge per strutture di quel genere. Nel 92, mi sembra, vengono scoperti i templi. Che senso vengono scoperti? E c'è tutta una storia un po' rocambolesca di come a un certo punto vengono segnalati. Quindi anche lì, fra il 92 e il 94, c'è tutta una lunga battaglia legale per salvare i templi. Ok. Perché comunque erano in una situazione completamente grigia. Quello è un momento in cui Damanur finisce su tutte le televisioni mondiali, giornali internazionali. Ovviamente, perché una roba così fuori da ogni logica non si era mai vista. Si scopre un tempio sotterraneo in Val Chiusella. Anche perché qua vedi la parte strutturale, ma Damanur ha una cultura, ha una sua lingua, ha le sue tradizioni, le sue feste, i suoi spettacoli teatrali. Abbiamo una serie di opere scritte teatrali. Okay. Tutto quello che vedrai è fatto da damanuriani. Uno parte dal presupposto che gli artisti siano solo i Michelangelo che si chiudono nelle stanze e fanno... Invece si può imparare a farlo. Esatto, anzi appunto il nostro principale scultore faceva il ferroviere, è venuto a Damanur, gli hanno detto: ok, questo è un blocco d'argilla, prova. Lui ha provato e oggi c'ha uno studio di statuaria e fa quello proprio di mestiere. Questa è proprio la primissima casa che è stata costruita. Questa è la casa zero, insomma. Considera che quello che vedi qui è uno delle circa 30 case damanuriane. Ok. Damanur è molto distribuita a macchia di leopardo su questo territorio, in un'area magari di una quindicina di chilometri. Vi considerate quasi come una sorta di... mettere così, come stato. Città-stato. Esatto, Non siamo mai voluti andare in quella direzione lì. Ok. Ma anche perché non ci interessa più di tanto avere chissà quale riconoscimento. Tipo micronazioni, quelle cose lì, cioè non interessa. No, esatto. Cioè, più una comunità. No? Esatto. È vero che abbiamo la nostra organizzazione politica, abbiamo la nostra
costituzione, tutto il nostro sistema, non abbiamo mai disconosciuto, cioè non abbiamo mai voluto fare l'indipendenza dall'Italia, certo. Anche perché lo troviamo poco sensato. I vecchi dipinti, vedi simboli in lingua sacra, quindi la lingua di cui ti accennavo prima, okay, con i movimenti corrispondenti. Ogni okay simbolo in lingua sacra ha anche uno specifico movimento, quindi uno può danzare una frase e se conosci, okay, sai cosa sta dicendo. Questa è una vecchia costituzione, è molto simile all'attuale, che anche adesso credo che abbia sulla ventina di articoli. E tu vivi proprio, beh, magari non in questo villaggio qua, ma in un altro villaggio? Sì, sì, vivo qua vicino ai templi, in una bellissima casetta di legno. Appunto, la casa standard da manuriana, uh-huh, è una casa abbastanza grande in cui abitano fra le 8 e le 12-15 persone. Ognuno ha la propria stanza privata, poi si condividono gli spazi comuni, e hai da giovani, anziani, coppie, con figli, senza figli, qualsiasi altra combinazione, uh-huh, che insieme sviluppano dei progetti, che insieme gestiscono la casa, insomma, gestiscono okay tutta quella che è la vita quotidiana. Questi sono i circuiti, che sono dei percorsi di meditazione in movimento. I circuiti sono dei percorsi di meditazione, hanno funzioni diverse. Camminando all'interno dei circuiti si ampliano le proprie percezioni per entrare in contatto con il flusso, diciamo, delle energie dell'universo. Uh-huh. Sono vere e proprie antenne che collegano il tempio sotterraneo, quindi la sua energia e informazione con le linee sincroniche, quindi la loro funzione di antenna è una costante, un costante passaggio di energia. Tra l'altro il sindaco di Vidracco ormai da 20 anni è da manuriano. Perché era qua questo movimento Olivetti? Perché uno dei principi olivettiani era quello di portare il lavoro nelle valli e non di accentrare tutto. Infatti per noi è anche molto simbolico, perché ci sentiamo molto vicini al principio olivettiano di lavoro, di comunità. Qua si facevano, mi sembra, le coperture per le macchine da scrivere. Ok. Infatti quando Olivetti era qui a Vidracco c'era tutto un giro, c'erano i negozi, ovviamente, chiaro, c'era tutta la vita. Quando qua ha chiuso, fra la chiusura di questo, delle miniere e quant'altro, è un declino. Damano l'ha riportato attività, persone, turismo. E questo è diventato un po' uno dei centri economici. È stato abbandonato per decenni. Quando l'abbiamo riacquistato, l'abbiamo completamente rinnovato e abbiamo portato dentro attività commerciali, servizi e quant'altro che servono l'intera valle. Ma questo è un elemento importante. Le comunità che funzionano devono portare prosperità a tutto l'ambiente in cui sono, altrimenti c'è qualcosa che non va. Uh-huh. Quindi per Damone è sempre stato importante proprio essere un motore locale. Chiaro. Questo è il laboratorio di Selfica. La Selfica è una arte tecnica che è stata sviluppata in Damanhur appunto negli ultimi 45 anni, che si basa soprattutto sulla spirale come elemento fondamentale. Un po' come abbiamo visto nei percorsi. Esatto, quindi la spirale, insomma, dal nostro DNA, chiama, certo, le spirali galattiche, uno degli elementi caratteristici dell'universo e della vita. Ma sull'utilizzo del metallo è una matematica molto precisa per creare degli oggetti che un po' come antenne possano andare a contattare specifiche frequenze. Questa è la teoria dietro la selfica. È una tecnica che anche qui ha i suoi fondamenti nelle ricerche esoteriche, mm-hmm, quindi non abbiamo ancora sviluppato la parte più scientifica. L'abbiamo sperimentato su noi stessi per tanti anni ed è davvero una tecnica interessante. In genere abbiamo utilizzato soprattutto il rame come elemento base, e questi sono oggetti che hanno tante funzioni diverse. Quindi vedete che ci sono degli oggetti che vengono utilizzati per il benessere, degli oggetti che vengono utilizzati per l'ambiente, quindi energizzare o bilanciare l'ambiente, degli oggetti che vengono utilizzati a livello personale per più funzioni. Ovviamente lavorano soprattutto sugli aspetti energetici, quindi anche lì è un campo molto personale. I templi dell'umanità sono la selfie più grande del pianeta. Ci sono diverse tonnellate di circuiti di rame che servono proprio a energizzare la struttura. Chiaro. Quindi anche nei templi c'è molto di più di quello dico che si vede. Okay. In questo laboratorio abbiamo vetro, okay, mosaico e pittura e fumetto. Qui vengono progettati anche molti dei pezzi che poi andranno nei templi. Nessuna sala dei templi è completa, quindi costantemente aggiungiamo, integriamo nuove arti. Mm. A volte c'è molto più studio che realizzazione. E tutte quante queste parti studiate qui, realizzate qui, poi andranno a far parte di uno dei templi. Dell'umanità.
Queste sono tutte delle vetrate dedicate alle diverse divinità e popoli del pianeta. Questi sono tutti dei pavimenti. Sempre per la parte dei templi? Sì, questi, tutto quello che vedete adesso è in progettazione per l'ultima sala dei templi. Ok. Che è stata realizzata. Questi sono tutti i pavimenti. Ah, un'altra vetrata. Quindi questa è in costruzione in pratica. Esatto. Questi sono proprio i pezzi di vetro solamente, sì, prima di... Perché prima li tagli con la punta di diamante. Certo, poi li posizioni. Poi gli metti il rame, poi li posizioni e poi... E poi li piombi, sì. Questa invece è la statuaria. Questo è un busto dedicato a Falco Tarasco, che è stato il principale ispiratore di Damon, proprio la persona che ha sognato Damon, okay, che ha anche coinvolto il gruppo originale dei fondatori. Infatti lo consideriamo il principale fondatore di Damon, che è poi stata anche il principale filosofo e guida anche dal punto di vista spirituale della comunità per tanti anni, fino a quando è mancato ormai diversi anni fa. Falco è la persona che ha dedicato davvero l'intera vita al progetto di Damon. Ciao, piacere. Aninga vi può mostrare la nostra grande ricerca fatta sul contatto col mondo vegetale, la cui massima espressione è la musica delle piante. Super fan della musica, le piante mi mancavano. Giuro. Ti piacciono le piante? Sono un grande amico, sì, sono uscito due volte con una pianta. C'è anche gente che si fidanza. Sì, questa è una delle prime ricerche fatte ad Avan, okay, appunto già dalla fine degli anni 70. La creazione di questi dispositivi è stata appunto il risultato di domande relative appunto al come possiamo noi comunicare maggiormente con, okay, con le piante, cioè col mondo vegetale. Chiaro, in genere. Sì, sì, sì. Ad Avan le piante sono considerate importanti perché sono proprio considerate degli alleati utili anche a noi. Credevamo appunto che bisognasse trovare un modo per avvicinare gli esseri umani alle piante e considerarle maggiormente. Infatti questo dispositivo cosa fa? Questo adesso è l'ultimo modello che noi abbiamo realizzato. Okay. Si connette alla pianta tramite un cavo di sensore, si mette un sensore sulla foglia e l'altro è nel terreno. Quindi questi due sensori vanno a percepire i segnali della pianta e il dispositivo poi li trasforma in musica costantemente. Negli anni si sono fatti degli aggiustamenti, quindi magari si sono aggiunti anche più strumenti musicali, più effetti musicali, in modo che anche ad esempio i musicisti li utilizzano. Fanno delle specie di jam session insieme alle piante. Wow, ok. Un'altra sperimentazione che è stata fatta è stato collegare la pianta, mettere la pianta su un carrettino. Sì. Quindi il segnale elettrico, al posto che essere suono, era movimento, quindi muoveva il carrettino da qualche parte. Quindi anche lì la pianta dopo un po' capiva che poteva muoversi da sole il carrettino, quindi si andava a cercare il sole, poi si fermava al sole. Non è vero. Quando cambiava l'ombra si spostava ancora un po' per cercare... Poi è stata fatta anche la serra autogestita dalle piante, che potevano aprirsi e chiudere l'acqua e il quando sole. Quando volevano. Poi quel progetto è fallito perché le piante pare siano un po' bulimiche d'acqua, quindi loro aprono l'acqua. Ok. Ma la cosa interessante lì era che potevano anche aprire e chiudere l'ingresso della serra alle persone. Quindi uno arrivava e gli si apriva il cancelletto della, okay, serra o meno. Perché le piante si è visto che riconoscevano anche le persone. Il dato interessante, le piante comprendono, hanno una capacità di comprensione di quello che gli succede attorno e reagiscono. Dal punto di vista politico, mm-hmm, Damon ha alcune persone che vengono elette adesso ogni 2 anni, okay, un tempo era ogni 6 mesi, poi è stato un anno, mm-hmm, elette un pochettino alla guida dell'intera comunità. Sono un pochettino, per capirci, i presidenti di Damnor, che noi chiamiamo re o regine guida. Non hanno caratteristiche regali, per capirci. Oggi ogni comunità damnoriana ha anche le proprie elezioni interne, tutti i propri meccanismi di gestione, però anche quello cambiano a seconda delle comunità. Okay. Per quanto riguarda i nomi di animale, ad Amanur tutte quante le persone hanno un nome e questo è un nome di animale. Puoi decidere tu quando prenderlo, se prenderlo, che nome prendere, okay, un nome che ti piace. Si prende il nome perché si vuole cambiare la propria frequenza, consolidare anche una scelta che si fa per quanto riguarda la propria vita e si entra fortemente a contatto quindi con, in questo caso, l'animale e poi si prenderà successivamente il vegetale, quindi con la mente della natura. Noi abbiamo, okay, le nostre scuole che arrivano fino alle medie comprese, che hanno tutto il curriculum normale perché in questo modo i ragazzi hanno un titolo riconosciuto, poi possono decidere cosa andare all'università, al liceo, mm-hmm, tutto quello che vogliono. Ma oltre a questo abbiamo aggiunto tante altre attività. Una di queste è proprio il viaggio. Si fanno queste, noi chiamiamo itineranti,
freelance, si sta via una settimana, 10 giorni, dipende. E si viaggia un po' per il mondo e da subito un po' ti allena all'idea che puoi realizzare qualunque cosa. Il saluto da Manuriano, esatto. Che sei stato scelto fin dall'inizio di Damanur, è con te o con voi, ed è uguale quando uno arriva, quando uno se ne va, però con te sei là, con te Baris. Ed è stato scelto proprio per utilizzare un saluto significativo, perché è la formula riassuntiva di io sono con te, per non utilizzare ciao, quindi ciao, tutto quel servilismo eccetera, ma utilizzare un saluto che si avvicina alla nostra filosofia, sottolinea proprio l'amore e la vicinanza verso gli altri. Qui facciamo un saluto all'albero. In genere abbiamo sempre un punto in cui salutare il territorio quando si arriva. Ok. Un'altra tradizione da Manorina, in genere un albero, un menhir. Cioè quando si arriva si saluta? In genere quando uno arriva o se ne va, okay, è un modo appunto per salutare non solo gli esseri umani ma anche il territorio. Ok. Lato. Quindi questo è l'ingresso segreto tipo dei templi? Questo è il primo ingresso. Ok. Noi non prenderemo questo adesso, okay, cioè entreremo dall'ingresso più profondo. Però questa porta rappresenta anche il primo passaggio segreto per i templi, perché tutto quello che avete visto online, foto eccetera, è dietro questa porta. Questa porta rappresenta proprio il fatto che per le cose importanti non servono porte d'oro. Che nell'ingresso dei templi. Wow, vabbè. I dipinti egizi, wow, che sono qui, sì, sono letteralmente lo specchietto per la lodole. Perché questi sono copie di dipinti egizi famosi. Sì. Visto che all'inizio di Damanur i templi erano nascosti. Okay. Quindi erano segreti e tutti quelli locali pensavano fossimo qualche setta egizia o robe di questo genere. Abbiamo coperto tutte le porte dei templi con dipinti egizi. Così chi arrivava qui trovava la conferma del proprio pregiudizio. Buona, lasciateci. Oh, è vero, sono una setta neoegizia o roba di questo genere, tiravano dritto. Quindi tutte le volte che sono dipinti egizi vuol dire che c'è qualcosa di più. What? No, ma che stai dicendo? Giusto per farvi vedere l'ingresso, adesso invece torniamo e prendiamo quello più profondo. Ok, qui continuerebbe e andrebbe poi sotto in pratica. Invece usciremo da qui. È molto piramidesco questo. Sì, tutti i passaggi hanno un significato simbolico. Okay. Quindi non è più un significato letteralmente di sicurezza, ma è tutti hanno un significato rispetto alla sala, rispetto al corridoio, rispetto alla relazione fra le sale. Ah, ma così automatica. E questo è l'ingresso sotterraneo. C'è luce. Qua si vedono anche le diverse fasi di costruzione. Quindi i mattoni veri e propri e la roccia scavata a mano. Sì, l'apice tecnologico sono stati i martelli pneumatici, quello proprio il massimo. Non sono mai state usate mine o cose di questo genere proprio perché rischiavano di creare dei danni strutturali. Più, certo. Sono diversi milioni di secchi di roccia che sono stati portati fuori. Ah, ma quanto è lungo? Si va sotto. Questo è completamente fuori di testa. Eh sì. Pazzesco. Questo è... Sei pronto? Eh sì, sono pronto, dai. Quanto è grande, vabbè. Ah, uno. Tutta roba fatta a mano, sottoterra negli anni, ed è grandissimo. C'è una cosa che non mi aspettavo, che è proprio grande. Sì. E naturalmente è una sola sala. Di 8 sale. Sono due in questo caso. Ok. Questa è proprio la sala più profonda dei templi dell'umanità, la sala della vittoria, che è dedicata al pianeta Terra, come contenitore di vita. Tutti gli animali che vedi sono animali in via di estinzione o estinti. E gli esseri umani rappresentati sono tutti ritratti di Damanuriani o amici di Damo, comunque sia persone che hanno piacere di essere rappresentate in diversi momenti della loro vita, ad esprimere tutta quella che è la complessità della vita umana. L'affresco di te è incredibile, cioè perché lei... Ma sai, là è il gabbio della terra. La sala della terra, in questo caso si parla proprio di filosofia, quindi tutte queste grandi figure rappresentano tutti diversi concetti filosofici. La storia parte dall'androgeno, questa figura dorata che vuole rappresentare il più possibile la completezza. Completezza raggiunta dall'integrazione di tutte le parti di sé. Nella parte inferiore sono proprio rappresentati diversi modi di esprimere significato, di vivere la vita. Questo è proprio il portale dedicato al gioco, al viaggio. Pensate che questi qua sono in rilievo? Sì. Questi sono alcuni dei primi.
Il progetto è proprio di aggiungere tutte le sale molto più rilievo. Questa rappresenta la dualità che permette di entrare nel mondo delle forme. Tu entri da dietro una casa. Cioè... La dimostrazione con un gruppo di persone molto motivate può fare davvero qualcosa. Non pensavo fosse così grosso qua sotto. Wow. Quindi da qua poi si prende una scaletta. Sì. Quindi prendete, qua siamo dietro la parete del tempio adesso, come abbiamo appena visto. Qua tutto stretto, stretto, stretto. Davvero stretto? Questi sono i punti più stretti. Esatto, questo è davvero strettissimo. What? Ok. La sala dei metalli, dedicata al tempo e alla trasformazione. Qui abbiamo voluto rappresentare la trasformazione come crescita. Tutte le vetrate sono dedicate a periodi diversi della vita. Quindi proprio si va da 0 a 7 anni ferro, 7 a 14 piombo, 14 a 21 zolfo. Poi da blocchi di 7 diventano blocchi di 14 anni. E abbiamo il rame, una delle età in cui si esprime di più. Qui abbiamo il mercurio, lo stagno, l'argento e infine l'oro. Una cosa che mi ha colpito adesso è, che cos'è che è in mano? Lui? Un telefono? Un telefono e uno scettro. Beh, se vuoi c'è anche uno spezzino. Questi angoli sono dedicati a elementi caratteristici dell'età corrispondente. Ok. E tutte quante sono uscite? Tutte quante portano a posti diversi. Ok. E sono anche tutte dedicate ad elementi diversi. Però qua su ci sono un po' di porte nascoste. Un tempo tutte le sale del tempio avevano delle porte segrete, in modo che se anche una fosse stata scoperta, avresti tutto avuto il resto modo di era dato. È un labirinto, lo sai. È un labirinto, lo sappiamo. Adesso una sala piccola ma preziosa. Questa è la prima sala dei templi che è stata scavata, proprio la primissima, questa proprio col martello e la picozza. Infatti è il tempietto azzurro ed è dedicato alla manifestazione nella materia dei sogni, quindi l'applicazione nella pratica di un principio. Non ci sto credendo. Ma cosa mi stai dicendo? Questo è un vecchio passaggio che porta invece alla sala dedicata al principio divino dentro okay. ognuno di noi. Quindi si va ancora più giù dentro di noi per aprire le nuove stanze nascoste. Questi corridoi sono molti. È da quando sono entrato che c'è tipo, questo è molto bello, questo è lunghissimo, questo mi fa impazzire, c'è tutto così, questa è una porta segreta, no, poi c'è un'altra porta, e vabbè anche qua però. Un pochettino di dipinti egizi. Aspetta, tu mi stai nascondendo qualcosa qua. Questa è una stanza a fondo cieco. Ma... Perché sai, anche trovare una porta okay. è un processo interessante. Sono convinto che sia il... L'angolo qua io. Prova. Posso spingere le cose? Sì. Con più convinzione. Ma... Venite. Chi prendo bene per essere queste cose? Anche... Ma scusa, ma anche questa è una porta... Anche questa è una porta segreta con tanto di lavandino funzionante, perché non ci sto credendo. Qua si girava il meccanismo qui e si apriva la porta e si entrava nell'appartamento. Questa è proprio una zona in cui prepararsi, preparare le varie ricerche, sai, per me di entrare nelle varie sale del tempo, un hub. Mm-hmm. Appartamento, perché abbiamo anche un bel panorama. Anche se siamo 40 metri sottoterra. Questa è anche l'anticamera per una delle sale più preziose dei templi dell'umanità. Okay. No, la cosa che mi fa, che mi stupisce, è quanto tutta quanta questa roba, oltre ad essere X metri su terra, è sta pensata. Cioè non è che dici, vabbè, faccio un buco e poi più o meno lo sistemo. È tutto quanto progettato. A volte per preparare una singola sfera ci vogliono più di 12 anni di lavoro. Perché? I liquidi hanno proprio bisogno di alcune maturazioni mm-hmm. adeguate. Attenzione. Very much on the ok. Sono tutti passaggi segreti con gli specchi questi, non ci sto credendo. Yes. No, ah, vabbè, mi sono perso. Ho aperto dentro con una... What? Tu sei pronto qua? Che stai dicendo? Tutta quante le pareti in vetro c'è in specchio? Ma sto impazzendo. Questa è la sala più alta dei templi, la sala degli specchi. Che è quella più matta dei videomaker, perché mi vedo in tre pareti. Esatto, così di sicuro ti vedo. Esatto.
la sala degli specchi in cui nulla può essere nascosto. Esatto. Ma anche nulla di noi stessi. Quindi è proprio il concetto di molteplicità dentro e fuori di noi. Ok. Con la cupola in Tiffany più grande del mondo. Abbiamo questa me l'ero persa. Tutto il tempio dovrebbero essere 8500 metri cubi. Non so, io sto provando delle sensazioni stranissime oggi. Guarda, i templi sono fatti per saturare tutti i sensi. Ma infatti c'è, nel senso, io sono pieno. Sono fatti apposta per essere l'opposto dello zen, perché il tempio zen ti svuota attorno in modo che appunto altri sensi dentro di te si possano attivare. Questi templi invece hanno il principio opposto: io saturo tutti i tuoi sensi, quindi anche con profumi, suoni, insomma ti bombardo da tutte le parti in modo che tutti i sensi normali siano saturi e altri sensi possano cominciare a venire fuori. La cosa è che non si percepisce la grandezza di questi corridoi comunque. In camera sembrano davvero piccole, ma in realtà sono alti, tipo, quanto so? Sì, sono 400 metri. Esatto. Questa è la sala del labirinto. Esatto. Ed è dedicata ai diversi popoli del pianeta, ai diversi principi spirituali e alle diverse divinità. Ogni vetrata rappresenta una divinità diversa e un popolo diverso soprattutto. Questa navata centrale è tutta dedicata alla storia. Qua ci sono alcune delle civiltà storiche: Micene, la Grecia, l'antica Mesopotamia. È pazzesco. In realtà anche tutta quanta la pavimentazione. Per questa parte della sala ci sono volute, mi sembra, una quindicina d'anni. Questi invece sono alcuni dei fondatori di Damanur, i famosi 12 iniziali che hanno iniziato tutto questo progetto. Qui storicamente abbiamo le crociate, il Medioevo, la distruzione della biblioteca d'Alessandria, la conquista delle Americhe con tutte le conseguenze. Abbiamo la rivoluzione francese, la rivoluzione industriale, prima e seconda guerra mondiale con la Guernica di Picasso e l'inizio e la fine della guerra fredda. Sono, sai che sono saturo? Che dici, io ti ascolto, c'è cioè sì, sì, informazioni. Ma lo so. Cioè, poi uscendo da qua altri corridoi, altri corridoi ancora. Ah, qua ho capito dove siamo, questa è ma l'uscita. Uscite magari anche voi. È la prima porta, originale porta segreta. Ah, aspetta. Del tempio. Questa porta pesa qualche tonnellata. Non ci sto credendo, si spinge tutta la parete. Io sono senza parole. Perché tutto quell'ambaradan ha come ingresso principale questa porticina qua dietro la casa, da dove è partito tutto quanto. E questo racconto è per farvi capire che non serve per forza andare dall'altra parte del mondo o a migliaia di chilometri da casa per trovare dei posti mai visti, delle storie mai raccontate o un luogo in cui trascorrere una giornata che ricorderete per sempre. Insomma, andate dove gli altri non vanno e credetemi che avrete una valanga di storie da raccontare ai vostri nipotini. Sul mio account Instagram ovviamente trovate un po' di contenuti bonus, delle foto, dei video di un tempio che non vi ho mostrato qui su YouTube, altre robette super duper interessanti, un po' di interviste, eccetera eccetera eccetera. Per cui ci vediamo lì. Un bacio agli haters, noi ci vediamo al prossimo video con voi. E quindi hanno studiato la selfica dal punto di vista della fisica quantistica. Okay.